Alessandro, quanto è importante per voi partire giusti nel campionato allievi regionali andando a vincere all'Arezzo Academy? Chiaramente è sempre importante iniziare con il piede giusto la stagione. Era una partita complicata perché sappiamo che comunque l'Arezzo Academy ha un'ottima squadra ben organizzata, quindi insomma, era difficile, però l'abbiamo affrontata bene con organizzazione, con voglia di vincere, di voglia di pressare, di recuperare palla. E abbiamo fatto un ottimo primo tempo, veramente buono, e abbiamo chiuso in vantaggio, e nel secondo tempo invece siamo un pochino calati come intensità e l'Arezzo Academy ha cominciato ad avere il predominio del gioco. Non abbiamo concesso tantissimo, a parte un'occasione importante per loro, e siamo stati anche bravi a controllare, però insomma è stata una bella partita agonistica, e alla fine penso che comunque tutto sommato i tre punti siano abbastanza meritati. Siamo ancora all'inizio, però questo qui per, come dire, per la formazione di Davide Romanelli sono state le prove generali, perché sia a livello tecnico che a livello tattico, ma poi anche se pensiamo alla ripresa, a livello caratteriale il gruppo c'è. Sì, ma guarda, sul gruppo non avevamo dubbi, anche perché è un gruppo che era già con il mister dall'anno scorso, sono tanti ragazzi che sono qui da diversi anni, quindi sul gruppo diciamo che è il punto di forza della squadra, e oltre ad alcune individualità importanti all'organizzazione. Quindi sì, è un bel punto di partenza, che però non deve far pensare chissà che, era solo la prima partita, era importantissimo ovviamente fare tre punti, però da domenica c'è un'altra partita, insomma siamo alla seconda di campionato, quindi ancora è molto lunga, l'importante è continuare comunque sempre con questo atteggiamento. La società, i dirigenti credono molto su questi ragazzi, anche perché, come dire, vogliono fare un lavoro in prospettiva, in futuro, che potrebbe aprire nuovi scenari per quanto riguarda la prima squadra. Sì, certo, no, è importante. Ora, parlando del gruppo 2006, come ho detto, è un gruppo che la maggior parte dei ragazzi sono qui da tanto, e chiaramente c'è uno spirito di appartenenza che è un po' quello che dovrebbe essere poi in tutte le società, ovviamente, creare quello, e quindi niente, anche in ottica, sì, del loro percorso poi verso la prima squadra, è comunque importante lavorare sui ragazzi che abbiamo fin da piccoli e cercare di portarli più possibile avanti nel percorso giovanile. L'importanza di aver, come dire, assegnato la panchina a un allenatore, Davide Romanelli, che conosce molto bene l'ambiente. Sì, oltre a quello conosceva già il gruppo perché l'aveva l'anno scorso e aveva fatto un bel lavoro. Soprattutto l'anno scorso la squadra era partita in un certo modo, ma piano piano è cresciuta nel corso dell'anno, e quindi diciamo che abbiamo deciso di continuare questo percorso di crescita, e penso che sia stata la scelta giusta a prescindere da tutto. Insomma, poi chiaramente è solo la prima partita, quindi non si può fare un bilancio, però vedo anche negli allenamenti che i ragazzi seguono il mister, insomma, quindi il gruppo è coeso, e quindi siamo contenti. Domenica arriva la San Giovanese. Sì, sarà una partita difficilissima sicuramente, ora, visto che hanno pareggiato la prima partita, però il gruppo, quello della San Giovanese, valido, e sicuramente sarà una partita difficile, insomma, ma penso che facili non ci saranno questo campionato, perché credo che magari, a parte un paio di squadre, sia molto livellato, quindi tutti molto vicini, e quindi ogni domenica sarà una battaglia sportiva. Domenica inizieranno anche i giovanissimi tedeschi. Sì, iniziano domenica perché la prima partita hanno riposato, e è subito una trasferta difficile col Belmonte a Firenze, e però insomma la squadra si allena bene, quindi andiamo là per fare la nostra partita con il massimo rispetto. Ma tedeschi è il tecnico che ha compiuto il miracolo l'anno scorso. Sì, Simone è la salvezza, che a gennaio sembrava piuttosto compromesso. Sì, diciamo che non era facile anche per la ristretta rosa, perché i ragazzi a livello numerico non erano tantissimi, quindi non era semplice, però è stato bravissimo lui e i ragazzi ovviamente, e quindi niente, abbiamo cercato di dare continuità a persone o tecnici che pensavamo, insomma, che pensiamo si siano meritati anche la riconferma. A livello di gruppo come è cambiata questa squadra? Quest'anno, ovviamente, essendo il 2008, è un gruppo che avevamo una base di ragazzi, chiaramente, sia, quindi a livello numerico non c'erano problemi, e abbiamo cercato di mettere qualche innesto, e ci sarà qualche ragazzo anche del 2009 che potrà dare una mano, quindi è una squadra che piano piano sono convinto che crescerà nell'arco del campionato. Per concludere, Alessandro, ti ringrazio per la tua disponibilità, è sempre un piacere.
due parole sulla formazione d'Elite Junior. Sì, purtroppo l'esordio non è andato bene, abbiamo perso in casa della Legnaia. È stata una partita combattuta, equilibrata, e alla fine la Legnaia non ha rubato niente, diciamo che è andata un po' a episodi e abbiamo preso gol su tre palle inattive, una punizione diretta e una punizione laterale e un calcio d'angolo, e questo anche al mister non è che, ovviamente gli allenatori lavorano molto su queste cose, però essendo il campo anche lì molto piccolo è anche facile concedere i piazzati, quindi c'è da stare attenti. È stata una partita combattuta, loro hanno sfruttato meglio le occasioni che hanno avuto. Noi quando eravamo sotto 2-1 pensavo che la squadra era viva e pensavo ci fosse la possibilità comunque di pareggiare, poi nel momento migliore nostro abbiamo preso il terzo e lì ci siamo un pochino sfaldati. Beh, siamo solo all'inizio. Sì, ancora è presto, dai. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie.